E sono 5 le vittorie consecutive della Virtus Roma. Nonostante le 3 sconfitte iniziali consecutive, qualcuno ce l'aveva già detto. Solo che io penso quando si sblocca tutto e vinciamo prima partita, dopo non parliamo mai. Cari amici di Pixel, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il basket della Virtus Roma. Eh sì, quella contro la SIC Iesi è stata la 5ª vittoria consecutiva della Virtus. Prossimamente si affronterà Cantù, certamente non una trasferta facile. Virtus Roma che ha giocato una partita di fondamentale importanza per il carattere che questa squadra sta di giorno in giorno formando. Il coach dice che i giocatori stanno pian piano capendo il tipo di gioco che lui gli richiede, un gioco fatto di difesa e contropiede, ma soprattutto estrema concentrazione. Stanno pian piano aumentando i giocatori, voglio dire che mettono intensità, per cui chi arriva alla partita non pronto, possiamo fare un esempio, Carter all'inizio non pronto, si vede, viene a sedere. Quindi ho bisogno di avere giocatori che siano pronti mentalmente ad affrontare la partita. Poi Carter è bravo, perché non è facile da meno 5 di valutazione nel primo tempo a entrare in partita così bene nel secondo, quando ci aspettavamo il loro ritorno, perché dopo Siena ovviamente ci siamo detti non può accadere che ritorno in partita, e direi che la squadra ha fatto l'altro break decisivo, quindi abbiamo fatto facendo canestro ma anche difendendo, quindi direi che la concentrazione non è calata per niente, come tu dicevi. L'obiettivo è avere una buona intensità in difesa, da qua riusciamo a correre, riusciamo a fare contropiede, riusciamo ad avere un po' di canestri facili che alla fine sono quelli che possono fare appunto la differenza. Sì, penso che la squadra ha risposto bene, dimostrando di cominciare ad essere una squadra che guarda al sodo. E affrontare queste partite in maniera così determinata è importante, perché dimostra che la squadra ha ben chiaro l'obiettivo che ci siamo proposti, e quindi godiamoci questa giornata che finalmente forse all'inizio del campionato è la prima giornata, la prima domenica che passiamo tranquilli. Tutti stanno rispondendo alla grande, l'avvio fallimentare di campionato ha lasciato il posto ad una striscia vincente formidabile, alla quale ora si chiede la classica ciliegina sulla torta, la vittoria esterna a Cantù. Un'altra bella vittoria, siamo a 5, adesso 2 partite difficili, Cantù e Milano, vediamo un po' cosa succede. Però fino adesso tutto bene. La 5ª di seguito, quindi vuol dire che la squadra è solida. Con Iesi, avversaria tutt'altro che facile, che annovera nelle sue file un mito del basket italiano come Mario Boni, squadra che vantava, prima di mettere piede nel palazzetto romano, uno dei migliori 3 attacchi della stagione, era necessario mantenere alta l'attenzione e non prendere sotto gamba la partita. Domenica prossima servirà tutto, gioco, testa e uomini in forma. Abbiamo lunghi dinamici che sanno correre bene, e quindi bisogna cercare sempre più possibile di correre contropiede. Poi è normale, tante volte non succederà, perché ci saranno anche le altre squadre che si opporranno, però com'è possibile difesa e contropiede. Il trattamento subito da Basile, Myers e Boni, tenuti tutti e 3 al minimo score stagionale, dovrà essere riservato anche alle bocche da fuoco lombarde, che nell'ultimo turno hanno dominato il derby con Varese. Jones, Blizzard, no, sono tiratori pazzeschi, non bisogna lasciargli assolutamente tirare con i piedi per terra, e poi è una squadra che continua a stupire, perché ogni anno tirano fuori dei giocatori magari poco conosciuti, poco famosi, che però riescono sempre a giocare con molto spirito di squadra, e non so, anche quest'anno stanno riuscendo veramente a sorprendere un po' tutti. Sia fondamentale che la squadra abbia capito che difendendo si vince più facilmente, che difendendo si entra in parità meglio, e che soprattutto in questo modo tutta la panchina può essere utilizzata, perché c'è bisogno di tutti. Si dovrà trovare il modo di fermare una delle squadre più compatte della massima serie, dove le individualità, seppur validissime, con il lituano Kaukenas in testa, lasciano il posto ad un collettivo fortissimo. È il primo impegno esterno della stagione con una delle squadre che probabilmente occuperà a fine campionato uno dei posti nobili nei playoff scudetto, e ci darà sicuramente un'indicazione delle possibilità che anche la lottomatica ha di occuparne.
Eh sì, domenica si va a Cantù e certamente non sarà una trasferta facile per la Virtus Roma, anche perché le due squadre, secondo le statistiche, sembrano speculari. 621 i punti subiti per entrambe, mentre 682 i punti fatti per Cantù, 679 i punti fatti per la Virtus. Ci stiamo equilibrando molto, anche se il nostro campionato è iniziato per, in realtà, dopo la terza di campionato. Prima in effetti eravamo ancora in fase di preparazione, per i motivi di cui abbiamo già parlato tante volte, per cui credo che forse questa classifica non è proprio reale, nel senso che noi guardiamo sicuramente ad un miglioramento che sta procedendo in maniera notevole, in particolare nelle ultime tre settimane, e queste statistiche, se viste nelle ultime partite, sicuramente darebbero qualcosa in più a noi. Hanno fatto una partita strepitosa a Varese, difendendo bene, tirando con percentuali pazzesche. Speriamo non si ripetano per due domeniche su due, però in casa loro sono una squadra veramente che si trasforma, che gioca molto bene, e noi abbiamo sempre sofferto. Però noi siamo in un buon momento e sicuramente sarà una bella partita, spettacolare, perché sia noi che loro corriamo molto, e credo anche equilibrata. Beh, Cantù è una buona squadra, oltretutto in casa sono particolarmente pericolose perché sorretti da un pubblico molto caldo, quindi è una trasferta che sappiamo molto dura, però dobbiamo riuscire a difendere come abbiamo fatto nelle ultime giornate. Se riusciamo a fare questo, possiamo pensare di portare a casa la partita. Guarda, dovrebbe essere recuperabile sia Van de Spiegel che Bonora. Su Sconocchini mi sento invece di darlo al 100%, l'unica perplessità rimane appunto Van de Spiegel e in parte Bonora. Sconocchini, il medico dice che sarà sicuramente della partita. Ma adesso vediamo in settimana, spero proprio di sì, perché è una cosa da poco, però è un po' fastidiosa, quindi spero di recuperare in settimana. Clima mio Bologna, Virtus Roma, 16-3. Esce Edney, entra Giachetti ed il parziale è di 22-2 per la Clima mio Bologna. Chi di voi non ha pensato, ma Giachetti, come ci è capitato qui a Roma? Ed invece Jacopo Giachetti si è riscattato con tre splendide prestazioni, a partire da Livorno, poi in casa contro la Montepaschi ed infine contro la SIC Iesi, un vero protagonista. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come allenato bene, duro, perché pensavo che ci fosse spazio anche per me. Come ha detto anche prima il coach, siamo una squadra con 12 giocatori, tutti possono giocare. È normale che ogni partita qualcuno è possibile che debba star fuori. È toccato due volte a me, ora oggi ho avuto più spazio anche perché mancava Davide, però la forza di questa squadra è il gruppo, si è visto che c'è 12 giocatori pronti che possono far bene. Sono contento perché è un ragazzo che merita lo spazio, merita di giocare, naturalmente ha davanti un Edney che è un difficile ostacolo per lui, però credo che giocando così troverà minuti importanti. Ma prima di salutarci andiamo a leggere la classifica attuale. La Clima mio Bologna si trova in testa insieme alla Montepaschi Siena e l'Armani Ginza a 14 punti, seguiti dalla Benetton Treviso e a 10 punti la Lottomatica Roma, Cantù e Snyder Udine. E i giorni in cui si parla del possibile passaggio di Michael Jordan all'Armani Ginza Milano sono anche i giorni in cui è iniziata l'NBA. La guardo, però la guardo un po' meno del passato, perché penso che sia un campionato un po' involuto e soprattutto con un tasso tecnico decisamente inferiore qualche anno fa. Quindi la guardo, ma guardo con più interesse la pallacanestro europea, perché è quella più vicina a noi, quella è la nostra. Quindi se devo scegliere tra una partita NBA e una partita di Eurolega, guardo con più piacere una partita di Eurolega. Lo seguo tantissimo, quindi
mi piace molto, spero nei miei Lakers come al solito, anche se hanno perso Neil, come al solito campionato più spettacolare. Matti, mi piace molto Los Angeles da sempre per il fascino che ha, per il giocatore che ha avuto in passato, quindi Los Angeles è la squadra che più mi ha stuzzicato nell'interesse negli ultimi anni.